amici di Barca e Motore, sono Alessandro Villari e oggi vi porto al lago di Bolsena per vedere che cos'è il bass fishing. Ci vediamo in acqua! Ciao Ale, siamo sulla tua barca e siamo sul lago di Bolsena, come dicevamo prima, e stiamo andando a fare una cosa che noi di Barca Motore, io personalmente, non ho mai fatto. Andare a insidiare, come si dice? Cercare? Sì, insidiare, pescare, conoscere. Conoscere, ecco, conoscere mi piace di più. Esatto, conoscere il black bass, pesce di natura, di provenienza americana. In italiano si chiama, è conosciuto da molti come persico trota. Bass fishing deriva appunto da black bass, ossia la pesca del persico trota, ed è una pesca molto dinamica, molto, molto cool in America ovviamente, ma anche in altre parti del mondo. È arrivata negli ultimi anni, è già da una trentina abbondante d'anni che è sbarcata anche in Italia e sta avendo un appeal sempre maggiore, specialmente tra i giovani. È uno sport a tutti gli effetti, almeno stiamo cercando di farlo consacrare come uno sport a tutti gli effetti. Attività all'aria aperta che regala molte emozioni, dicevo prima, una pesca molto dinamica, poi lo vedrete. Andando a pescare un pesce molto divertente, a livello sportivo ti regala molte emozioni ed è una pesca sportiva intesa come disciplina che rispetta il pesce in quanto noi lo rilasciamo sempre vivo e rispetta l'ambiente, e poi capiremo il perché. In questo momento siamo sul lago di Bolsena, come dicevamo prima, e come mai siamo qua in questo periodo dell'anno e cosa stiamo andando a fare? Siamo al lago di Bolsena per un motivo, perché a mio avviso è uno dei posti, se non il posto migliore per il bass fishing in Europa. Ci troviamo in un lago vulcanico, siamo vicino a Roma, e abbiamo scelto questo periodo perché è, diciamo, il periodo migliore. Si chiama periodo pre-spawn, pre-frega, quindi per chi ama pescare il black bass di certe dimensioni, adesso è il periodo migliore per farlo. Periodo nel quale il pesce si porta, visto l'innalzamento delle temperature, verso l'acqua bassa per prepararsi alla frega, che è la deposizione delle uova. Ovviamente noi peschiamo nel periodo che anticipa questa cosa, poi nel periodo di frega eticamente noi ci prendiamo una pausa per non andare a disturbarlo. Quante canne da pescare tu a bordo? Una ventina le ho sempre, poi non le uso tutte ovviamente, no? Perché tante canne? Più che altro per essere più veloce a cambiare tipologia di esca, cioè ce le hai già pronte. Sì, sì. E quindi poi, essendo delle canne specifiche, servono appunto a... Ogni canna ha la sua esca e quindi il suo pesce, di fatto. Esatto. Le esche cambiano perché ci sono esche veloci e esche lente. Esche per pescare a galla, esche per pescare nelle varie colonne d'acqua, che possono essere pescare in profondità di 1 metro, 2 metri, 3 metri, 4 metri, 7, 8, 10 metri. Quindi esche che vanno a imitare un gambero, okay, che è una delle basi alimentari del bass, che ricordiamo ovviamente un predatore. Esche che vanno ad imitare altri pesci, questa è una novità che vi faccio vedere praticamente in anteprima, uscirà a breve. Questo shad, questa soft swim, questa imitazione di pesce di gomma, è una collaborazione che ho fatto con gli amici di Molix, azienda italiana tra l'altro, quindi made in Italy. E fino, vedi, a limitare appunto dei pesci. Questo è Active Target, è una sonda che ti permette di vedere in tempo reale quello che succede davanti, attorno o sotto di te. E tu hai visto qualcosa ora? Questo. Cosa? Questo è un pesce. Vedi quel puntino che nuota? È la mia esca.
Ah, ok. Gruppo di lattarini ed è del pesce foraggio, sono dei pesciolini di questa grandezza più o meno. Quindi adesso ce li abbiamo sotto la barca. Ma quando vedi che la giornata si fa complicata, hai dei rituali particolari? I rituali servono ben poco quando hai a che fare con cose concrete come la pesca. Cerco di venirne a capo con dei ragionamenti, cambiando magari tipologia di pesca, però sai, quando ti trovi in una giornata come questa, dove c'è molto vento, tipo quelle tecniche considerate finesse, quindi molto leggere, fai fatica ad usarle, quindi sei abbastanza costretto ad usare tecniche comunque molto pesanti. Puoi pescare lento, sì, con le esche di gomma, diciamo, però con dei pesi un po' più importanti per permetterti di stare in pesca. Oh yeah! Saman! Yes, yes! Saman! Prima cattura fatta e? E? Ne arriveranno altre, ovviamente. Bello! Eccolo! L'avevo visto o no? Il signor Black Bass. Stiamo pescando in acqua non più profonda di 4 metri attualmente. Ho sentito due mangiate in sequenza che poteva essere un pesce che scacciava l'esca perché magari è sul pezzo, stavi sul suo territorio, oppure un pesce che mangiava male, o anche un pesce piccolo, o anche io che mi stavo inventando per stare sul pezzo. Ci sono tante varianti nella pesca. Quindi cambio canna. Ah, quello da superficie. E questa qua è la soluzione per i pesci, quelli più aggressivi. Oh yeah! Preso a galla con un'esca che appunto in gergo si chiama top water, walking the dog. Ok? Yes! Lì c'è una struttura sommersa che purtroppo non sembra abbia dei pesci, però ci sto passando lo stesso per vedere se magari sono nascosti dietro nella zona d'ombra. Perché abbiamo su queste barche abbiamo dei motori importanti? Beh, uno anche per una questione di sicurezza, perché su una barca del genere mettere il minimo a livello di cavalli può essere poi un problema in caso di tempo, quindi hai bisogno di cavalli per far performare la barca. Una gara di media dura 8 ore, quindi meno tempo ci impieghi a passare da uno spot all'altro. Gli spot sono le zone di pesca.
più tempo poi hai in pesca. Ecco perché abbiamo tanti cavalli, però c'è anche da dire una cosa, che per pescare il black bass non serve per forza avere una barca così, con un motore così, cioè ci sono cose anche ben più contenute. In questo momento siamo alla ricerca del mostro di Bolsena, il leggendario black bass. Siamo nel posto giusto al momento giusto, sembra. Il menù offre esche di reazione come sempre, e andiamo a cercare di prendere qualche bel pesce che si sta muovendo, sembra, perché qui è un posto dove vedo dell'attività. Siamo l'essenza del bass fishing, sentire la mangiata poderosa in canna. Ho il feeling giusto, fratelli, adesso ho il feeling giusto. Pronti. Tu hai anche un passato nel pugilato, forse anche un presente, non lo so. Lo vivi un po' da quel punto di vista? Ho praticato per anni il sport da combattimento e ho trasportato quello spirito nel vivere la pesca, ossia con una dedizione praticamente marziale, e cercare di infondere dei valori a chi viene a pescare con me. Perché ci sono dei valori da mettere in risalto. In primis, quello che ho detto anche prima, il rispetto per il pesce e il rispetto per la natura. E in più, non per raggiungere dei risultati, non arrivare a fare cose che non devi fare, tipo magari andare a pescare dove è divieto, pescare nei periodi di prega, eccetera eccetera. Sono dei valori ai quali io sto molto attento. Ecco, quindi, ma anche come disciplina, praticate catch and release quasi come un lo standard, cioè è normale fare pescare in questo modo. Per noi il catch and release è una cosa che va assolutamente fatta, ma in primis è la prima cosa che ci accomuna, il catch and release. Durante il settaggio delle mie canne da pesca, un'operazione che facciamo spessissimo durante le nostre giornate è rifare i nodi, togliere dei pezzi di filo. Uso una cosa molto importante, vorrei che un po' tutti i pescatori la usassero in acqua dolce, in acqua salata. Porto con me sempre questa borsa, questo piccolo sacchettino, dove metto tutti i pezzi di filo in maniera che non vadano poi dispersi in acqua e nell'ambiente comunque. Quindi è una cosa anche in questi piccoli particolari facciamo vedere che il nostro sport è comunque attento al rispetto della natura.